Oltre 100 diplomatici russi sono stati espulsi da 20 paesi del mondo in risposta all'attacco con un agente nervino, il Novi Shock, avvenuto a Salisbury nel Regno Unito il 4 marzo ai danni dell'ex ufficiale dei servizi segreti russi Sergei Skripal e della figlia Yulia. Il provvedimento prevede il ritorno a Mosca dei diplomatici russi ritenuti essere spie e rappresenta il più duro colpo subito dalle reti di intelligence russe dai tempi della Guerra Fredda. 16 Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, oltre a Ucraina, Canada e Albania e nelle ultime ore anche l'Australia, si sono uniti al Regno Unito per bandire diplomatici russi. Gli Stati Uniti hanno espulso circa 60 diplomatici e ordinato la chiusura del consolato russo a Seattle. L'avvelenamento nel Regno Unito che ha portato all'annuncio di oggi è stata un'azione molto spudorata, è stata un'azione sconsiderata che ha messo in pericolo non solo due persone che sono state avvelenate, ma molti civili innocenti, e questo non è il tipo di condotta che gli Stati Uniti o gli alleati possono accettare. La Russia tuttavia ha bollato l'espulsione dei diplomatici come un gesto provocatorio e da Mosca fanno sapere che reagiranno di conseguenza. Si tratta di una mossa molto sfortunata, sbagliata e ostile. C'è stata una protesta a Washington da parte del nostro ambasciatore quando è stato invitato al Dipartimento di Stato e sono sicuro che continuerà a protestare. Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che le espulsioni sono basate su alleanze piuttosto che su prove. La Russia continua a negare qualsiasi coinvolgimento nella vicenda Skripal.